Salve a tutti, un caro saluto da Francesco Samani e dietro richiesta, ne ho tante di richieste, quindi piano piano cercherò di soddisfarle tutte. Cerco di dare altri, di fornirvi altri esempi relativi alla prova preselettiva del concorso docenti 2020. In relazione ai quiz di logica e probabilità. Allora, per brevità, i calcoli li lascio a voi, vi faccio due esempi e poi eventualmente, se ci saranno delle difficoltà per alcuni di voi, farò delle lezioni o comunque dei video un pochettino più approfonditi. Allora, l'esercizio dice questo: calcolare il test, il quiz, calcolare gli anagrammi degli elementi dell'insieme A, B, C, quindi è un insieme composto da tre elementi. Allora, gli elementi sono tre: 1, 2, 3. L'anagramma si calcola attraverso le permutazioni semplici, ossia io con questi tre elementi in successione, in quanti modi li posso permutare? In quanti modi li posso disporre? Allora, gli elementi sono 3 e ovviamente la risposta è 3 fattoriale. 3 fattoriale significa moltiplicare 3 per 2 fino ad arrivare a 1. L'1 è l'invariante del prodotto, quindi è indifferente moltiplicare per 1, 3 per 2 è 6. Di fatto io posso costruire la parola ABC, BAC, CAB, BCA, CBA, ACB. Ovviamente in tutto potete verificare, ci sono 6 anagrammi. A questo punto, un esercizio un po' più complesso è fare il calcolo degli anagrammi in questo caso ve lo scrivo io. Con ripetizione della parola matematica. Ripeto, con ripetizione? Perché come vedete, M si ripete due volte. La A si ripete 3 volte, la T si ripete 2 volte. Allora, in questo caso, la soluzione è data dal numero degli elementi, come precedentemente, quindi in questo caso 10 fattoriale. Ma questo 10 fattoriale, siccome alcuni elementi si ripetono più volte e quindi sono già presi in esame, va diviso per 2 fattoriale per 3 fattoriale diviso 2 fattoriale. Quindi rivediamo il significato del fattoriale. Qua bisogna fare 10 per 9 per 8 per 7 per 6 per 5 per 4 per 3 per 2 per 1 e qui si farà 2 per 2 per 3 per 3 per 2 per 2.
Poi sicuramente qualcosa si semplifica, il 2 si semplifica col 2, il 3 si semplifica col 3, 2 per 2 fa 4 e si semplifica con il 4, 2 per 3 fa 6 e si semplifica con il 6. E quindi potete semplicemente poi passare al calcolo. Se vi è piaciuto il video, condividetelo, mettete il pollice in su, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, siete davvero pochi. Siete 4100-4200 iscritti, però YouTube mi dice che solo il 20% delle persone che mi seguono sono iscritte, cioè in realtà voi a seguirmi siete 5 volte di più, siete 20.000 persone. Quindi che ci vuole? Iscrivetevi, attivate la campanellina per rimanere aggiornati, condividete il canale, passate parola, così aiutate voi stessi e i vostri amici a prepararsi per il concorso. Un caro saluto da Francesco Samani.